La ringrazio intanto di voler parlare con noi perché sa, il Beach Volley Magazine è animato da passione. Noi teniamo il campionato massimo italiano cercando di essere il più oggettivi possibile, ma con un certo trasporto. Per cui anche il punto di vista ufficiale per noi diventa un'occasione interessante di chiarire quanto è accaduto a Milano rispetto all'entry list. Perché questa adesione così massiccia in tutte le tappe, quest'anno non me l'aspettavo, stiamo facendo molto scrupolosamente, stiamo cercando di mettere gli atleti a proprio agio, quest'anno infatti non pagano neanche il soggiorno con le varie, quindi stiamo lavorando affinché gli attori principali, cioè gli atleti, possano svolgere la loro attività in modo rilassante, in modo che la questione tecnica sia il massimo in tutte le tappe. Per questo dico, siamo stati impreparati da questa e quindi logicamente non abbiamo regolamentato a monte l'ipotesi che ci possa essere un'adesione così cospicua da far, da non poter svolgere regolarmente le qualifiche. Giustamente lui dice sì, però potevate magari accorgere prima, non lasciando gli altri all'ultimo momento. Effettivamente non lo abbiamo fatto perché due erano le soluzioni per poter portare le qualifiche in modo regolamentare. O trovare altri due campi, all'ultimo momento da poter, dirottare alcune partite oppure tagliare. Abbiamo cercato fino all'ultimo momento di poter, mettere a punto due campi che stavano vicini, però ci siamo poi accorti che non era assolutamente possibile. E allora in ultima analisi ci siamo messi a fare un po' di conti, perché fare tutte le qualifiche, sia maschili che femminili, abbiamo visto che ci volevano 34 più 25, erano oltre quasi 65 partite, 65 partite, quindi fare tutto in un giorno non era possibile, quindi abbiamo cercato di arrivare a un numero più alto possibile da poterle svolgere, quindi si è arrivati a dover tagliare appunto 5-6 coppie maschili e 5 coppie femminili, a nostro malgrado. Speravamo sinceramente che fossero tutte coppie del luogo, no? Da non poterle mettere, in disagio dal punto di vista logistico e degli spostamenti. Il caso vuole che magari invece una coppia partita da Palermo, però sia ben chiaro, ci assumiamo tutte le nostre colpe, quindi tutte le coppie hanno avuto dei disagi, saranno rimborsati fino all'ultimo euro per quanto riguarda la trasferta e il soggiorno in Cortivale, quindi da questo punto di vista loro diciamo che faranno una vacanza qui da noi, non sicuramente avranno dei danni dal punto di vista economico. Mi dispiace, però sicuramente da avanti terremo conto anche, loro, e se ne sono felice di questo, il fatto che appunto c'è questa esclusiva quest'anno per quanto riguarda le litigi che tutti vogliono aderire al nostro campionato e quindi cercheremo a monte di mettere un taglio, arrivare fino al tetto massimo di iscrizione per quanto riguarda le qualifiche. Questo è quello che volevo precisare, e ripeto, me ne scuso per quello che succede. Sì, la ringrazio. Dal punto di vista nostro è importante che il movimento cresca e che quindi, sapendo di questo precedente, magari anche la federazione trovi una formula che possa partecipare al maggior, consentire al maggior numero possibile di coppie che vogliono partecipare e cominciare ad entrare nel giro del campionato nazionale non con queste sorprese all'ultimo minuto. Quindi, perfetto, la ringrazio. Grazie a voi. Grazie, Arrivederla. arrivederci.